signori, capitolo 9. Gli uomini retti. E non si parla del cazzo, no? Vabbè, e appuntiamoci quello che c'è da appuntarci. Chi sono questi tizi? Dei traditori, suppongo. Penso che Avery o Thomas Tew vogliano solo spaventarci. Per fortuna siamo cacciatori di tesori navigati. Per fortuna. Va bene, proseguiamo. Madonna. Sono visto morì. Il ponte sembra solido come gli altri. Quanto scommettiamo che crolla? Le ultime. Via. Tranquillo, era già ancora. Voglio proprio vedere. Questi ponti non sembrano affatto a norma di legge. Per forza. Ma va. Sono ponti pirata. Che battuta di merda. Oh no, ho ancora i sassolini nelle scarpe dalle ultime discese. Okay. Di qua. E dritto lì. Perfetto. Ormai sono un campione. Meno male. Questo posto con Avery mi sfugge il senso. Oh, anche a me. Se Avery voleva nascondere il tesoro, perché ha coinvolto un altro pirata? Forse lo considerava un membro della sua ciurma? Magari gli ha inviato una croce di Sant'Esma. Sì, e forse Tew ha tenuto per sé il tesoro. Non dirlo neanche. Beh, tra poco lo scopriremo. Palesissimo Tomb Raider, ragazzi. The Shadows of Tomb Raider, qual era? Vabbè, ci siamo capiti. No, che coglione. Da qui non si torna indietro. Almeno non siamo precipitati in una botola. Auguri adesso. È piuttosto complesso. Puoi dirlo. Qua? Sì, ora gli stringo la... Wow. Cazzo. Sembra una prova molto complicata. Trovi? Sì. E questo tizio l'ha fallita. Facciamola meglio. Allora fammi vedere un secondo. C'è qualcosa alla base. Un secchio. Ok. E adesso? Bisogna farci col secchio. Boh, ce la fai tipo un peso, un contrappeso, qualcosa? A prendere dell'acqua. Ok. Secchio pieno. Forse è un po' fredda l'acqua, vero? Comunque c'è un sacco di new entry rispetto agli Uncharted precedenti. Bellissimo. Cioè, qua anche si è visto la fisica della pesantezza del secchio che ha rallentato tirandolo su Sam. Ma cosa servono queste ruote? Ok, penso di aver capito cosa succede. Ha a che fare con le tre croci? Sì. Secondo me sono Gesù. Disma è il ladro pentito e Gesta è il cattivo ladrone. Ok, però c'è da vedere. Okay, indichi Disma. E quella nera Gesta. Bianca Disma e nera Gesta. Bianca Disma e nera Gesta. Ehi, Sam. Vuol dire... sinistra di Gesù. Dipende, guardandoli da davanti o da dietro. Che Gesù va nel mezzo. Allora sì, era a sinistra. Ok, vediamo. Ok. No. O forse sì. Mm.
Perché se ci filo la mano muoio, sicuro. Allora, secondo me, bisogna mettere il secchio sopra, Gesù nel centro e poi la nera a destra e la bianca a sinistra. Prima vediamo di sistemare questi. Allora. Secchio in alto. Ok. Si è mosso qualcosa. C'è una canalina che corre dal meccanismo alla porta. Ok, quindi il secchio deve stare in alto. Non spostarlo. Chi lo sposta? Portiamo Gesù lì, va. Ok. Devi rivedere un secondo. Bianca a sinistra e nera a destra. La nera ci sarebbe pure. Fatemi fare un secondo questo movimento qui. Ah! No, vabbè, ragazzi, ho capito come funziona. Così va bene. Prova a tirare l'interruttore. In effetti. Rimane sempre qua là fuori, capito? Ok, ce l'ho. Ok, dovremmo esserci. Vediamo. Scopriamolo. Quindi tiri tu l'interruttore. Ragazzi, pulitissimo. Data fatta. Ce l'hai fatta. Rostinate o donut kebab oggi? Donut kebab. Quindi sarà una prova. Cosa dovevamo dimostrare di saper fare esattamente? Schifo. Riempire un secchio? Di conoscere Sandisma, una figura a cui Avery e i suoi uomini erano molto legati. Semplice, semplice. Aspetta, aspetta, aspetta. Sembra tipo Zucchero, ma non il cantante. Invece che neve sembra Zucchero. Ok. Vieni su qui. Di qua. Arrivo. Che capitolo buio. Ok, qui c'è qualcosa che ti piacerà. Bella figa. No, scherzo. Buona idea. Bene, andiamocene. Una volta che fa strada lui, eh? Niente nemici, vero, sto giro? Ah, perché abbiamo combattuto un bel po'. Renderci la vita impossibile. Penso fosse più facile quando
I ponti e i passaggi erano integri. Forse siamo arrivati con 2 secoli di ritardo. Vediamo cosa c'è qui dentro. Ok, dritto. Il soffitto si abbassa, attento alla... Ai! Testa. Attento alla... Ai! Piano. Di qua. Di qua, forse? Vedo una luce qui. Ma... boh, fammi esplorare lo stesso, c'è nulla. Ah, catacombe. Non c'è da stupirsi, siamo sotto una cattedrale. Ok, è l'ora di qua. L'ho visto. Perché è spento la luce? Perché? C'è Nadine di là. Bene. Ehi, aspetta. Cosa? Ascolta. Niente di interessante ai dormitori? Nulla, a parte lapidi con iscrizioni forbite. Finiti gli scavi alla sala capitolare? Sì, signora. Anche i siti a nord-ovest sono aperti. Che mi dici del perimetro sud? Non ancora. Spostare la gru prenderebbe un giorno. Nadine. Fatelo. Intanto vedete cosa recuperate senza. Invio subito un paio di uomini. Ottimo. Rafe, sei venuto a capo dei manoscritti? Avresti un minuto? Tienimi aggiornata. Sì, signora. Hai sentito? Hanno trovato una nuova ala sotto la cattedrale. Oh, sì. L'hai vista? No, perché? Perché non è rimasto molto dopo la loro opera di recupero. Sì, i miei tendono a esagerare. Si muovono come elefanti da guerra in una cristalleria. Ma hanno fatto più progressi in 2 giorni che noi in mesi. Progressi? Non posso analizzare macerie. Ok. Ok. Grazie. Dirò loro di avvertirti prima di adottare soluzioni drastiche. O puoi dirgli di stare a cuccia finché non avrò esaminato i pochi indizi inesplosi. No, non possiamo perdere altro tempo. Con tutto il rispetto, in questo ho un briciolo di esperienza in più rispetto a te. Abbiamo provato a modo tuo. Stronzate. È da quando sei qui che vuoi radere tutto al suolo? No! Fosse stato per me, avremmo rubato quella croce prima che arrivasse all'asta. L'asta a cui non ho potuto portare i miei uomini per eventuali imprevisti. L'asta era il modo più prudente per arrivare alla croce. Ma invece di seguire l'istinto, ti ho dato ascolto. E ora abbiamo concorrenza. Non pensavo sarebbe venuto. O forse volevi che ci seguisse. Anche. Cosa? Che motivi avrei per volerlo? Perché pensi che ti serva. E forse è vero. Il fatto è che sono stanca di essere prudente. Se il tesoro è qui, lo troveremo. Altrimenti, beh... forse è tempo di passare oltre. Ehi. Niente di personale. Cosa fai? Ovvio. Ti avviso se trovo qualcosa. Duello. Va bene, cazzate a parte. Si vede che li stiamo mettendo parecchio in difficoltà. E la cosa va bene. Muoviamoci prima che facciano a pezzi il tesoro. O che comincino a darci dentro. Aspetta. Dice che lei ha ragione? Su cosa? Su Rafe e il suo volerti qui. Finché non guida il gioco, che male c'è? Non importa. Ok. Di quale nuova ala stavano parlando, secondo te? Deve essere una sala secondaria, perché qui ci siamo solo noi. A terra. Rampino? Sì. Dritto. Ci lancia lui, vero?
non arriveremo lassù. A meno che tu non abbia un tappeto elastico. L'ho lasciato in giardino. Peccato. Tu hai davvero un tappeto elastico? Magari. La viglia. Spoiler. Saltare non si salta. E allora, se la soluzione non è sopra, sarà sotto. Per forza. Madonna! Mi devi far tribolare ogni volta, eh. Accidente a te. Bene. Aspetta. Guardati. Cassa. Vabbè, problema risolto. Amori, tutti sti versi. Vabbè. Qui. Togliti di culo. Bene, ci stiamo avvicinando alla cattedrale. Ma quel che ne resta. E da cosa l'hai percepito? Devo ammetterlo, è molto più complessa di quanto mi aspettassi. Già, è vero. Hanno messo anni a costruirla. Il ponte è andato, devo trovare un'altra via. Ok. Madonna, che precisione, oh. Sì, ma come si fa, dai? Fortuna quella cassa pesa più di te. Ok. La devo portare. Possiamo agganciare le corde a questa. Ottima idea. Aspetta. Forse qui. Intendeva. Probabile, eh? No. Vabbè, anche, volendo anche. Ok. Rimane attaccato lì. Bravissimo, così. Che servono i ponti? Non saprei. Un cazzo, effettivamente. Beh, da qui non si passa. E ora? Sinistra, ok. Oh no. Oh sì. Avevo perso la rotta per un momento. Sorry. Guarda. Se questo posto non stesse cadendo a pezzi, forse saremmo di nuovo in trappola. Io compongo nuovi spazi e desideri che... Questa deve essere un'altra prova, ma... è franato tutto in mare. Bene, immagino che ora la prova sia... Come facciamo ad arrivare dall'altra parte? Partendo da qua. Documentatore trofeo guadagnato, ovviamente bronzo. Ok. Fammi un attimo leggere. Esamina oggetto. Proseguiamo il nostro viaggio. Oh, bruttissimo. Vai. Quel rassicurante dondolo di legno potrebbe fare proprio il caso nostro. Ok, proviamo. Tosto. O la va o la spacca. Ehi. La spacca. Nathan, non ce la farai. Si abbassa troppo in fretta. Fai da contrappeso? Bravo. Bravo così. Perfetto.
Ma a me non penso. Giù. No. Do un'occhiata in giro. Muori lì. Perfetto, io ti aspetto qui. Ma che gente. Sai, comincio ad apprezzare il tuo lavoro che stai dietro. Tutto bene? Ok, lì si lancia la cassa. Ho trovato un contrappeso per la nostra altalena. Pesa più di me. È per forza. Già, già. Ci siamo. Ma vaffanculo, ti ha portato lassù. Vabbè, adesso ci posso andare anch'io volendo. E invece no. O forse sì. Grazie. Un'altra prova superata. Ora preferirei un'altra trappola mortale. A questo punto spero di essere quasi arrivato. Ma do davvero? Si hanno un attimo esagerato con le statue. Effettivamente. Perché mai creare decorazioni del genere? O complicatissime prove. Aia. Mi abituerò mai. Dove siamo? Un'altra croce. Almeno questa ha sopra qualche gioiello. Ehi, ehi, non toccarla. Eh? Perché? Guardala. È l'unico oggetto prezioso qui dentro. Giusto. È un altro test. Avidità. Già. O il suo opposto. Bene. Allora... Essere tirchio. No. Essere tirchio è l'opposto a essere spendaccione. La storia dei talenti. Sì. Non me la sono dimenticata, eh. Non credo, ma... Anzi, non sono io che non credo, è Dio che non esiste. Rettifichiamo la cosa. Solo una. Ah, vedi. Ovvio. Fa che non sia una trappola. Mi sa che invece lo è. Riconosci la forma? È il Madagascar. Guarda, questa stella. È Kings Bay. Sì, lo è. Figlio di puttana. Gli piace giocare. Che vuoi dire? Avery sta giocando con noi. Avrebbe dovuto essere qui. Dov'è quel maledetto tesoro? Eh? Intendo Kings Bay, perfetto. E poi? Il Polo Nord? Nello spazio? Nathan. Agli uomini retti... Il paradiso eterno. Lui stava reclutando. Chi reclutava? Avery! Reclutava persone. Reclutava per cosa? Aia. Loro. Merda. Cioè, proprio tutti, ma loro no. Troppo baccano. Posate le armi. Ma poi come cazzo ci sono arrivati lì? Bah, ci sarà una stanza sul retro. Defenestrarmi non ti è bastato. Rafe, rispondi. Sono al cimitero. Nadine, sono stati qui. Sì, e ora sono qui davanti a me. Cosa? Dove sei? Torna alla cattedrale. Segui fuori. Arrivo subito. E per carità, aspetta a spararmi. Allora devi muoverti. Kings Bay. Sì, tuttavia... Dove, a Kings Bay? Ti servirà quella croce per scoprirlo, ma... Solo due persone sanno spiegarti come usarla. Loro due? Voi due. Se speri che ci arrivi, Rafe, ti servirà molta pazienza. Mi spiace, ragazzi. Non sono qui per negoziare. Voglio il crocifisso. Non lo fare. È un crocifisso. Cosa? Beh, tecnicamente un crocifisso ritrae la croce che... Sai cosa? Lascia perdere. Non toccarlo! Pensa
salvata la stronza. Questo è culo. Ovviamente intervengono altri, no? Ok. Dai. Ok, lì sulla colonna. Ok. Oh, cazzo. Sto bene. Devo saltare giù da qui. No. No. Dai, vai. E qua, meno male, m'ha voluto bene il gioco. M'ha voluto bene. Bello, bravissimo. Merda. Perché adesso siamo forse un po' più al sicuro. Godo. Qual è il piano? La tastiera. Lì sopra dove? Dove ero io? Che palle. Rampinus. Ma quella che spara rompe i coglioni, Ci sono. Vai lì. Ok, sali. No. Bravo. Ehi, sa. Via. Ti atterro così. Fammi riparare un secondo. Eh no, c'è anche di qua il bastardo. Sì, l'abbiamo preso a calci, a pugni e incendiato. Non scappare. Vai, bello lì. Quello. Bene. Non è molto ma è lavoro onesto. Bello in testa. Fammi recuperare un secondo. Prego. Così, cazzo duro, contro il muro. Cazzo, si è mosso all'ultimo. Buono. Spostati. Buono così. Questo è più utile. Mi piacciono di più le raffiche. Sono un coglione. Ho lanciato la dinamite. Sono un coglione. Non c'è qualcosa da raccattare qui. Non c'è nulla. Ma come si ricarica, ragazzi? Dannazione. Ok, qualcosa ha fatto. Munizioni bene. Si muovono. Non si arrestano, Morto. Bene così. Dannazione, Nate. Si sentono i posti fin qui. Che cazzo sta succedendo? Siamo È una lunga storia. Sintesi, tira. Siamo fuori. Sì, lo sospettavo. Tenete duro, arrivo il prima possibile. Ma arriva tipo adesso. Se no son cazzi. Attento alla torretta. Ok, la torretta non può abbattere la colonna. Ma c'è un bombone da far esplodere? Bravo. Buono lì, ok. Vedi adesso come prendo la torretta. Almeno ci provo.
E ciao. Aspetta. E morì subito. Perfetto. Oh, ma perché ti accanisci su di me? Accanisciti anche su quell'altro, no? Che palle. Non è morto. È morto. Ok. Cazzo. Oh, alleluia. Ora tocca a me. Boom, fuori. Finiti. Ma dai. Ma che brutto. Bruttissimo, raga. Proprio nel momento clou. Boom. Vieni qua, coglione. Pareva strano ce ne fossero altri. Via dalle palle. Chi è che sta sparando? Fammi riprendere un secondo, ok. Ok, qualcosa ho fatto. Godo. Bello lì. Cacciatore di teste, trofeo guadagnato. Certo, ci mettono 10 anni a morire pure loro, eh. Lupo perde il pelo, ma non il vizio. No. Vorrei capire dov'è sto laser, però non ho possibilità di risalita, quindi rifacciamo il giro. Aspetta, dove cazzo sono? Tutto indietro sono tornato. Sono un genio proprio. Sono un cazzo di genio. Vabbè, easy. E muori, dai. Finiamo sta storia qua. Sono un coglione. Perché ti sei rotolato? Perché ti sei rotolato? Bravo, bravo Sam. Uno che sa combattere finalmente. Gli altri hanno tutte le pippe. Lì. Ricarica a volo. Bravo. Ragazzo, non c'è spazio per atterrare qua giù. Ce la fate a scendere in acqua? Sì, giù a terra. In un modo o nell'altro arriviamo. Ma arriviamo. Quello è il punto. Vabbè, dove andiamo? Di là? No, di là niente. Sulla gru. Sì, sulla gru. No. O va usata la gru. Perché mi fa prendere i colpi? No, la gru non va usata, peccato. Avrei voluto tanto. Ah beh, easy, dai. Non fermate. No. Sì, 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 assolutamente.
Che bastardo che sei. Bello lì. Testa, anche te. Splendido in questo periodo dell'anno. Io non vedo niente. Continua a scendere finché non arriviamo in acqua. Visto la pompa, c'è da scendere qua? Sì. Non hai speranze. Neanche te. Ok, proseguiamo. Ce l'ho. Dritto. Merda. Dobbiamo vedercela con loro. C'è alternativa? Cazzo però. Secondo. Fuori. Non è morto. Dai, va. No, 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 no. Ok, buono. E vaffanculo. Perfetto, andiamo su. Passato un colpo. E ciao. Ragazzi, sparano sull'aereo. Datemi una mossa, finisco in fondo al mare. Io potessi, guarda, sarei già fuggito, non ti preoccupa. Pensavo durasse poco questo episodio, invece, sto capitolo. Buona. Ok, andiamo. Oh, preparati! Dove? In acqua! In acqua! Via! Via. Come l'abbiamo sudata, ragazzi. Come l'abbiamo sudata. Come l'abbiamo sudata. Incredibile. Tieni. Ci è mancato poco, eh? Hanno sparato al mio dannato aereo, Nate. Sì, stiamo bene, grazie. Quanto ci vuole per il Madagascar? Niente tesoro. Non ancora. Oh, ma che dici? Guarda, siamo ricchi. Cazzo. Beh, è un inizio. E il resto sarebbe il Madagascar. Ma è molto bel lavoro onesto. Sala con un'enorme mappa del Madagascar sul pavimento, perciò... Sì, forse si trova lì. Inizio a pensare che sia una perdita di tempo, ragazzo. Ehi, il tesoro non è mai stato in Scozia, ok? Mi sfugge il senso di tutto questo, perché la croce di San Bisma... Ti ho detto, penso che Avery volesse reclutare uomini. La croce era un invito, le caverne una specie di iniziazione. Quindi abbiamo superato l'esame? Complimenti, Victor. Per te, una benda e un pappagallo. Non capisco. Perché tutta questa trafila per scegliere delle persone? Era per proteggersi. Ok, Avery era l'uomo più ricercato del mondo all'epoca. Doveva trovare gente di cui fidarsi. Minchia, Pablo Escobar della situazione. Che senso, loro tesoro. Sì. Matteo Messina denaro. Thomas Tew era già un pirata di grande successo. Perché mettersi in società insieme ad Avery? Penso che Avery abbia dato le croci solo ai pirati che riteneva ricchi come lui. E se avessero raccolto e nascosto i loro tesori insieme? Confronto, il carico della Gunsway valeva pochi spiccioli. Esatto. Oh, mica male. Di preciso, in che punto del Madagascar siamo diretti? Kings Bay era un vecchio covo di pirati ai tempi di Avery. E c'ha il gasolio per andare a filà. Il cherosene. Nulla di più specifico. Il carburante. La sala della mappa è completamente crollata, perciò...
Che hai da ridere? I superstiti delle caverne, le reclute, cosa portavano con sé una volta usciti? Io con la maglia perfettamente pulita. Vabbè, si saranno cambiati sicuro. Qui sopra c'è un vulcano. E c'è un vulcano anche a Kings Bay. Ciò vuol dire che dobbiamo... Laureati in geografia proprio. E ragazzi, Kings Bay sia... telefono Sony. È in esclusiva PlayStation sto gioco? No. Ehi. Ehi, Nate. Ciao, tesoro. Oh, ciao. Avevo provato a chiamarti. Stai bene? Sì, certo. Perché? Sai, al notiziario hanno detto dell'alluvione. Forse andare in Malesia nella stagione dei monsoni non è stata una grande idea. Ah, era in Malesia? Chi se n'è accorto? Ci ha complicato un po' le cose, sai. Qualche danno agli strumenti, ma nessuno si è fatto male. L'importante è che stiate bene. Quindi iniziate domani? Ah, è rimandato, tutto. Pare che ne avremo ancora per una decina di giorni. Oh, 10 giorni. Ehi, che ne diresti se comprassi un biglietto aereo? No, non è il caso. Va tutto bene, sai... Ma perché c'hanno il telefono? Lui c'ha il telefono a tasti e lei no. Perché? D'accordo. Non fare le cose di fretta, sii prudente. Sì, certo. Come sempre. Senti, scusami, devo andare. Jameson mi sta chiamando. Ok. Ti amo. Anch'io. Bello il Madagascar, minchia. Poi la grafica fa il suo. Cosa dicono i satelliti, Victor? Per ora un dannato niente. Ho perso il segnale. Ehi, sai cosa non perde mai il segnale? La carta. Se l'ha accorto adesso? Questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok. Ok. Sicuramente ci hanno raggiunto anche quegli altri, garantito. Guidiamo noi, capitolo 10, le 12 torri. Peccato che sia il capitolo 10. È frustrante, 10 e 12. Potevate mettere due capitoli nel mezzo. Alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery? Incrociamo le dita. Va bene, ragazzi. Alla prossima.